Io e Pod siamo qui per combattere il cattivo gusto. Basta con quintali di make-up, extension multicolor, auto abbronzanti, vestiti animalieri e fluo. Gireremo tutta YouTube Italia con un unico scopo: ripulire i casi più disperati dagli eccessi e da tutto ciò che è finto. La nostra missione è ridare al mondo la luce della bellezza naturale. Io sono Ecate Splendente e questo è Dire, Fare, Baciare ASMR Italia. Ciao Pod, ti piacciono i gatti? Intendi quelle palle di pelo che emettono strani suoni e dormono tutto il giorno? Esatto! Sì, mi piacciono. Stai forse dicendo che l'ospite di oggi è un gatto? Ma no, ma lei è una super gattara. Buon divertimento, Pod. Presentazione della concorrente. Ciao, io sono Mirella. Sono qui perché l'altro giorno stavo parlando con i miei amici Ugo e Geoffrey e anche loro mi stavano dicendo che insomma sono così bella che è strano che io non abbia mai avuto un uomo ed è proprio il caso. E loro due sono i due miei gatti, sì, due dei tanti. Sì, perché a me piacciono molto i gatti, mi ritengo molto felina, molto sexy anche, e non capisco perché non ho un uomo. Vedete, qui ho anche, questi erano del gatto che fu Balzac. Comunque, parlando appunto con i miei amici, i gatti, abbiamo stabilito che insomma è l'ora che gli uomini si diano una svegliata, che mi scoprano, che mi sposino, così posso mettere al mondo tanti gattini, bambini, e così insomma. Ma io il mio look ho cercato di migliorarlo, e come vedete ho fatto anche un corso di contouring, di make up, vedete, come accostamento dei colori, e credo di essere migliorata assai. Qui credo che questo colore mi doni, e per farlo sembrare più naturale ho fatto la ricrescita scura, ma questo in realtà è il mio colore naturale, sì sì. Poi ho qualche accessorio, sì, velino, certo, sì, perché io sì, amo i gatti. Nella vita a me piace stare con i gatti, vado a dare da mangiare ai gatti per strada, sono sì una gattara, e poi leggo i libri sui gatti e poi vado a trovare i miei amici, i miei gatti, nelle altre case e via. Il lavoro, dado da mangiare i gatti. Per siccome non ci capacitiamo sul fatto che gli uomini non so, forse sono troppo timidi, probabilmente si dice che quando una persona è troppo bella e intelligente intimidisce, non lo so, e quindi ho anche comprato una tisana che è agli ormoni, dovrebbe attrarre gli uomini, non so. È che appunto non si trova più, questa è l'ultima che mi è rimasta, non la trovo nemmeno più, eccola, non la fanno nemmeno più perché ma aveva forse delle controindicazioni, chissà, e così visto che sono giunta ormai alla fine della mia tisana e non ne fanno più, ho detto ma magari possiamo rivolgerci a Pod perché insomma io le provo tutte, non capisco perché comunque guardate qui che fanciullina che sono, una bella gattina, però chi lo sa, bisogna provarle tutte. Riguardo al mio look, mi piacciono molto i gatti, come potete vedere queste cambiano anche colore a seconda dell'umore, diventano un po' nere e un po' argento, ecco qua. Alla mia mamma piace molto, sì,
Sì. Mio papà è scappato. C'erano troppi gatti, era geloso, sa, questi uomini, ecco. E ai miei amici gli piaccio, sì, certo, i miei gatti ovviamente, perché questa, ho tutte queste belle maglie pelucciose, perché così i miei gatti mi possono dormire addosso e sono contenti perché a loro piace. E poi ho questi braccialetti, questi accessori, sia per essere molto più femminile, che così i miei amici gatti mi vedono, mi sentono arrivare da lontano. Con questo e poi agito le crocchette, sì. Adesso, già che parliamo, mi metterò qui, ecco, con la mia tisana. Proverò qui con voi la mia tisana, magari, ecco, uniamo le chance, quello che consiglierà Pod. Unito anche alla mia tisana, che però per adesso non è stata molto utile. In effetti, contro indicazioni, mi sono cresciuti un po' di peli. Chissà che ormoni erano. Lasciamola un po' qui in infusione mentre vi continuo a parlare di me e dei miei gatti. Io non penso ci sia nulla che non vada nel mio look, mi descrive assolutamente per come sono, mi sembra proprio azzeccato, però ecco, non so, magari la gente che mi vede qui potrà scoprirmi e vedere tutta la mia beltà, chi lo sa. Intanto vedremo se l'ultima tisana che mi è rimasta effetto, chi lo sa. Ciao Mirella, sei alla ricerca della tua anima gemella? Ciao, sì, perché sono stufa di venire chiamata Mirella la zitella. Fidati di Pod e andrà tutto bene. Divertiti! Ciao Pod, io mi affido a te per trovare la mia anima gemella, che so che è nascosta da qualche parte. Io amo molto gli animali, soprattutto i gatti, e quindi spero di trovare anche un uomo con cui mettere su famiglia. Che ne dici? Io sono Pod, la tua personale consulente d'immagine. Tu chi sei? Sono Mirella e tutti mi chiamano Mirella la zitella. Ho il vago sentore che ti piacciono i gatti. Ah sì sì, io adoro i gatti, sì. Beh, mi fa piacere che si noti. Era ironico. Forse hai sbagliato programma. Dovevi andare ad Io e la mia ossessione. Veramente sì, io avevo fatto domanda ma non mi hanno preso. Beh, chissà come mai, sono così per faccino, fotogenico poi. È meglio se iniziamo subito, perché vedo che qui c'è molto da lavorare. Se vuoi trovare un uomo prima di San Valentino, è meglio che mi dia immediatamente da fare. Vediamo cosa ne pensa la gente di te. Avvio della prima fase, sondaggio di opinione. Abbiamo mostrato la tua foto in giro e abbiamo chiesto: la vorresti baciare, sposare o evitare? Cosa avranno risposto? Beh, io direi baciare qualcuno di scuola, sì, questo bellissimo faccino. E poi sposare di sicuro, sì, dai. Chi è che non vorrebbe mettere su famiglia con me? Evitare magari qualcuno allergico ai gatti, lo eviterei anch'io.
Vediamo un po' chi abbiamo qui. Ah, sì, elegante, armoniosa, affascinante, perfetta. Sono tutti aggettivi che non le si addicono. Beh, che vi aspettate? Non vale nemmeno il mio tempo. Per me, e no. Oddio, sembra un uomo. È un uomo vero? No, è una donna. Allora la eviterei assolutamente. Mamma, quanto è brutto. Onestamente, la eviterei senza ombra di dubbio. Primo, per il fattore gatti, ma non tanto per i gatti, perché li amo i gatti e amo tutti gli animali in generale. Ma le persone così tanto ossessionate a qualcosa, qualsiasi cosa, mi mettono ansia e mi spaventano davvero molto, perché c'è qualcosa che non va. E anche dal punto di vista estetico non mi piace davvero, e anche quella conciatura non si può vedere. Non so, mi sembra che Frida Kahlo e il pagliaccio del McDonald's abbiano fatto un figlio. Non penso proprio che ci sia tutto questo lavoro da fare, però l'esperta sei tu, io mi fido. Il 100% degli intervistati ti eviterebbe. Che disastro. È giunto il momento per te di smetterla di essere una palla di pelo felina e di trovare finalmente l'uomo dei tuoi sogni. Quindi ti sottoporrai al mio programma di ripristino. Da gattara a perfetta moglie. Cominciamo. Allora. Un gatto pirata. La mia borsetta. Guarda com'è bella. Ti piace? La cosa più pacchiana che abbia mai visto. Me la invidiano tutti. Non credo che qualcuno possa invidiarla. Correggo, sei tu la cosa più pacchiana che abbia mai visto. Sembra una cinquantenne. Ma veramente 25 anni. Portati malissimo. Sono più matura, evidentemente. Via quelle orecchie. Vedi, cambiano anche colore a seconda dell'umore. Così. Un po' così, un po' così. Ti piacciono? Le vuoi anche tu? Assolutamente no. Come sei suscettibile? Cosa ti penso là, da quell'orecchio? Beh, questo è il Hello Kitty. Guarda, è Hello Kitty. Vestita da tartaruga marina. Aberrante. Ma sei stata giovane? Direi proprio di no. Mostrami cosa hai sulle mani. Questi sono i miei anelli che simulano gli anelli di fidanzamento, così li attirano. No, ma sono l'ultima moda, sono colorati, guarda come mi stanno. Che pacchianità. Levali subito. Li leverò. Uno. Tanto sono preziosissimi. Li avrei presi su Wish. No, non li ho comprati su Wish, li ho comprati su Shein. Vedi che bel brilluzzo. Perché hai quei capelli da clown? Questi sono i miei capelli veri, non è una parrucca. Sono troppo trash, anche
Orfè, infatti, era la zia della cugina della sorella di mia nonna. Buon sangue non mente, per quello che abbiamo gli animali. Anche questi? Sì, erbali. Tutti quanti? Sì. Fammi bere la tisana, va, per superare lo shock. Devo assaggiare. Pod, non assume cibo umano. Di cosa sa? Ha un gusto un po' strano. E ci vedo anche dei peli galleggiare. Non perdiamo altro tempo. Ma andiamo avanti. Allora, ecco qua. Questi non lo so, devo averli trovati nell'uovo di Pasqua. Lo desideri così tanto, un uomo, da rinunciare a tutto questo? Non lo so. Non sono sicura che valga la pena per un uomo rinunciare a tutte le mie cose gattose e super femminili, ma... vedremo magari dopo che l'avrò calappiato. Quel topo morto che stai indossando, lo puoi levare? Beh, questa se me la levo sono ignuda. Prendi lo struccante, che c'è un bel po' di lavoro da fare. Va bene, facciamo 30, facciamo anche 31. Beh, niente orecchie da gatto? No, non l'avevo trovata con le... orecchie da gatto, solo da coniglio. Hai preso anche i dischetti? Sì, ho preso i dischetti. Mi sembra tutta schiuma e zero struccante. Sì, c'è. Lo vedi? Oh. Mi sembra fidata. E uno, e due. Sei lenta. Voglio proprio vedere come mi ridurrai. Allora inizia a strofinare. Ma io è un trucco molto naturale. Naturale? Certo, sì, naturalissimo. Si nota quasi la differenza. Ah. La tua faccia sta cambiando colore. Ma sono mica tanto sporchi. Sono 6 kg di make-up. Cambio del look. 3, 2, 1. Ciao, ciao. Non sono sicura che mi piaccia, però è decisamente diversa. Vediamo un po'. Ma i capelli, ma forse mi sta meglio questo colore. Chissà. E poi il trucco. Vabbè. Il contouring mi sembrava che di farlo meglio io, però mi piace l'idea della codina qui, sì. E vestito con le paillettes.
scelto per te questo taglio di capelli corto, liscio e nero, che mette in risalto i tuoi bellissimi occhi azzurri. Come vedi, la semplicità è l'essenza dell'universo. Beh sì, allora tutto sommato questo colore mi piace. Questi colori, anche se sono molto pelosetta, però penso che le gatte lo stesso possano piacere. Mi piace che sperluccichi un po', semplice ma ad effetto. Gioielli un pochino più soft. I capelli, vabbè, anche se è riccio, ogni riccio è un capriccio. Però sì, posso dire di essere soddisfatta, ma lo sarò ancora di più quando troverò un uomo. Non sarà difficile ora trovarlo. Ciao Mirella. Grazie, Pod. Ciao.